Il Romeo e Giulietta firmato da Gigi Proietti, poi Stefano Massini, Andrea Pennacchi, il ritorno in città di Vanessa Incontrada, Alessio Boni e il nuovo balletto della Toscana. Parte così mercoledì 1 novembre la nuova stagione del Teatro Petrarca. Le scelte fatte quest'anno di questi 9 spettacoli non hanno badato soltanto a cercare il grande mattatore che c'è, ci sono attori e attrici importanti. Abbiamo lavorato anche proprio su andare a cercare le regie, a cercare anche gli autori. È un saper tessere insieme classico e nuova drammaturgia in una proposta articolata dove addirittura c'è anche la danza che trova spazio. 9 titoli per un totale di 16 appuntamenti nel cartellone. Al Petrarca alcuni tra gli spettacoli e nomi più interessanti della prosa e della danza nazionale. Proprio perché c'è bisogno in questo momento di andare a teatro per sorridere, ma anche per riflettere e per pensare al nostro posto di uomini in questa, e donne naturalmente, in questa società un po' caotica nella quale stiamo vivendo. Torna anche la stagione off dedicata alle nuove generazioni, 5 gli appuntamenti in programma tra febbraio ed aprile al Teatro Pietro Aretino. Con nuove drammaturgie e con spettacoli fatti da giovani per i giovani. Under 35, compagnie Under 35, dove presentano drammaturgie originali legate alla società giovanile. È una rassegna che si affianca a quella principale del Petrarca, ma che ha una dignità importante e cercherà di avvicinare tutto il pubblico, dai più giovani appunto al pubblico normale di tutte le stagioni.